e siamo venuti ad esplorare questo castello abbandonato. Preparatevi perché forse può essere la migliore esplorazione fatta da Urbex MJ. Andiamo. Eccoci ragazzi all'interno di questo meraviglioso castello. Naturalmente vi assicuro che è abbandonato, lo si capisce anche dalla polvere sul pavimento, le foglie. Più avanti poi naturalmente il posto è già stato messo a soqquadro. Come sempre ci tengo a precisare che noi registriamo il video così come troviamo il posto, non spostiamo nulla, non spacchiamo, e questa è quella che dovrebbe essere la filosofia di ogni urbexer. Poi purtroppo non è così per tutti, ma ognuno è libero di fare quello che vuole, giustamente. E siamo nella prima stanza ed è già un capolavoro. Potete vedere quanti dettagli incredibili ci siano in questo singolo locale. E poi vi faccio vedere anche il soffitto, perché è veramente qualcosa di spettacolare. Ho letto già la famiglia alla quale appartiene o apparteneva, naturalmente per motivi che conoscete non la posso rivelare, così come, se fate caso, non ho detto neanche la regione, perché vogliamo conservare il più possibile questi magnifici posti. Potete notare anche voi i soprammobili, i dettagli, no? Sulle mensole, questo fantastico orologio veramente splendido, quadri. Diciamo che se la prima stanza è così, le altre, beh, non vedo l'ora di esplorarle. Tra l'altro anche i mobiletti sono veramente bellissimi, guardate questo, veramente stupendo, con tutti ancora i bicchierini all'interno, questo puff che però è vedete, di ceramica. Ci sono veramente tantissimi dettagli, mi sbilancio subito, forse questo sarà il voto più alto di Urbex MJ che assegneremo ad una location. E come vi dicevo, il soffitto ve lo lascio per ultimo, perché è veramente qualcosa di meraviglioso, di apocalittico. Mi avvicino al lampadario, sapete della mia passione per i lampadari, stupendo, che cade proprio in maniera perpendicolare sul tavolo. Potete vedere anche le foglie, no? Sul tavolo. Beh, se questa è la prima stanza, non vedo l'ora, signori, di vedere il resto. Ok ragazzi, proseguiamo l'esplorazione. Come potete vedere, e ve lo ripeto per l'ennesima volta, ci sono veramente tantissimi dettagli, alcuni anche abbastanza recenti. C'è tanta tecnologia in questo posto. Lì ad esempio c'è una TV che vi inquadrerà molto, il quadro di una signora, una bambola. Beh, e come vi dicevo all'inizio, se quella stanza era così, non vedo l'ora di vedere le altre, e mi sbilancio nel dirvi che molto probabilmente questo castello prenderà il voto più alto di ogni singola esplorazione. Non so se arriverà a 10 punti Urbex, ma a me piace sbilanciarmi sulle cose, quindi secondo me alla fine, considerando il tutto, a 10 punti Urbex ci arriva, perché poi è il tipo di posto che piace a noi, no? Pieno di dettagli, di particolari, di vissuto, foto, mobilio, arredamento, cioè veramente c'è veramente di tutto in questo luogo abbandonato. Ecco, questo è un quadro che ritrae due signore e un musicista che sta suonando, credo, il violino. Non credo sia questa stanza, perché la carta da parati, vedete, non è proprio uguale. Comunque adesso mi manca veramente l'ultimo tocco di classe in questa stanza, che anche in questo locale è il soffitto. Guardate un po' che spettacolo, veramente stupendo. Ecco, quando i posti sono così, sia affrescati che ammobiliati e pieni di vita, si fa bingo, come si suol dire. Ho già dato un'occhiata, no, a questi locali, immaginatevi questa stanza con un bel camino acceso, qua seduti davanti a un bel fuocherello, magari d'inverno, a parlare.
Proseguiamo, naturalmente, qualora dovessero esserci dei dettagli, mi soffermo immediatamente. Ecco, sto notando che in tutte le stanze ci sono degli splendidi lampadari, cioè questa è la cucina eppure ha questo tipo di lampadario qui. Da notare anche queste anfore disposte sulle mentole, sulle mensole, scusate, oltre appunto alle pentole, stavo dicendo, alle stoviglie più in generale, guardate l'acqua Sant'Anna addirittura. Poi naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sicuramente la famiglia di questo posto aveva anche la servitù, perché non penso che si mettessero a cucinare loro. Vedete queste anfore meravigliose, sembra argilla. Qui c'è addirittura una fettatrice, il forno, magari si dilettavano nel fare la pizza. Ecco, si spazia dall'antico al moderno. Continuiamo, questa parte non l'ho vista neanch'io, quindi sarà nuova anche per il sottoscritto. Come sempre in tutte le ville ci sono un'infinità di libri. Queste qua riguardano ad esempio il mare, no? Le conchiglie, la guida dei pesci d'acqua dolce addirittura. Quindi magari il proprietario era un appassionato di animali. Vedete, qua ci sono la guida sugli uccelli d'Europa. Evidentemente gli piaceva stare in mezzo alla natura. E tra l'altro questo castello è letteralmente sommerso da un bellissimo parco. Guardate qua, sicuramente aveva anche la passione delle armi, no? Magari andava a cacciare. Comunque, come vi ho detto, qua siamo in un castello che ha un parco enorme, quindi poi si dilettava anche nella caccia. Devo stare attento a non far rumore, perché per terra ci sono vetri, forchette e via discorrendo. Mi sta veramente piacendo questo posto. Naturalmente, se trovate qualcosa di errato nei miei commenti, segnalatemelo assolutamente sotto al video. Guardate qua lo stereo. Cioè, questo è uno stereo che avevo anch'io in casa mia. Ok, ragazzi, entriamo nell'ultima stanza che ci manca di questa ala. Veramente, è vero, c'è tanta roba, ma la maggior parte è messa tanto, tanto in disordine. Come questa stanza qui. Qua sicuramente c'era una tendina, vedete, scorrevole, non capisco a cosa servisse, magari, no, non credo che fosse una stanza da letto. E qua c'è uno splendido lampadario, però secondo me non vi ho ancora portato nelle stanze che meritano veramente, perché vi dicevo che ci sono i fotografi che stanno fotografando, quindi giustamente, come credo che sia giusto fare, lasciamo finire loro e poi entriamo noi, diciamo. Ok ragazzi, stiamo per entrare in una delle stanze top, anche se forse la stanza più bella è quella lì, che credo anche fosse il salone principale. Guardate che meraviglia, sicuramente poi credo che questo angolino sia stato arredato, perché comunque non credo che i proprietari abbiano lasciato tutto così in ordine, quindi poi chi fa le foto avrà sicuramente arredato. E ci tengo a dirlo, non sono stati i ragazzi che ho incontrato oggi, ci tengo a dirlo, e che naturalmente conoscevo e ci ho fatto anche qualche esplorazione assieme. Comunque poi questa stanza è una meraviglia, ma soprattutto mi piace, signori, questo scorcio qua con le foto
la dama o gli scacchi, il tappeto e poi questa scrivania che è veramente meravigliosa, ma soprattutto, come vi dicevo prima, i dettagli che si trovano sulla scrivania, no? Le foto, questo scrigno, libro, occhiali, un candelabro, veramente stupendo questo scorcio, vedete lì, quelli lì sono i diplomi del proprietario, che naturalmente per ovvie ragioni non vi posso inquadrare, e venendo da questa parte troviamo un letto, direi molto, molto semplice, nulla di particolare, con anche il comodino, però di qua c'è un signor camino. Ecco, devo dire che il posto è mantenuto bene. È vero che ci siamo venuti quasi subito, quindi poi sapete che purtroppo le coordinate, ahi noi, iniziano a girare, il posto viene vandalizzato, siamo stati fortunati a venirci subito. Adesso però vi porto nella stanza forse più bella. Ok ragazzi, tenetevi forte, non penso ci sia nient'altro da aggiungere, penso che questo sia il salone o comunque la stanza in generale che Urbex MJ abbia mai visto. Vi ripeto, non ho mai visto un posto del genere. Prima di venire naturalmente ho visto qualche foto, più o meno mi sembra rimasto identico. Tra l'altro guardate, ci sono delle lance medievali, un candelabro fantastico. Questa stanza è perfetta, veramente perfetta. Poi naturalmente scendo nei dettagli, sicuramente poi in quei quadri c'è ancora il nome della famiglia, no? che riecheggia in questo castello. Guardate le lance, ragazzi, sono veramente veramente impressionanti. È magnifico questo salone, ve lo inquadro da un'altra prospettiva perché non so veramente cos'altro aggiungere. Anche questa armatura, cioè guardate l'armatura, ma ragazzi, ma cos'è questo posto? Con la lancia, un camino veramente splendido, il carrellino dove portavano magari il tè, il caffè, no? Mamma mia, io mi immagino i proprietari seduti con gli ospiti davanti a questo camino acceso. Signori, cos'era sto posto una volta quando era attivo? Però anche da abbandonato, vi ripeto, credo sia il posto più bello che Urbex MJ abbia mai visto. Soprattutto mi piacciono molto i lampadari, sapete che io sono appassionato di lampadari. Il soffitto è piuttosto semplice, ma con questa forma veramente veramente paurosa. Cioè, guardate qua, è perfetto. Questo salone, signori, è l'emblema della perfezione nel mondo urbex, perché comunque c'è rimasto tutto, ma come dico spesso io, si fa notare l'abbandono ed è... Mi ripeto, sono letteralmente estasiato da questo salone, non so neanche dove guardare perché c'è talmente tanta roba. Magari piano piano adesso mi avvicino un po' ai dettagli per inquadrarvi. Non devo inquadrare documenti che facciano risalire al nome della famiglia, ce ne sono tantissimi, no? Che citano appunto più che altro il cognome naturalmente della famiglia. Noi, come vi dico spesso, per ragioni svariate non lo riveliamo, e se ci avete fatto caso non ho neanche detto la regione, proprio per cercare di salvaguardare questo posto da ladri e vandali, o peggio ancora da urbexer che poi devastano il posto per avere l'esclusiva sulla foto.